Oggi facciamo un viaggio in Oriente, ma stando a casa. Vi preparo un ramen con dei medaglioni di filetto di suino. Andiamo a preparare la ricetta con ingredienti tipicamente italiani, a parte forse il daikon e i funghi. Prima cosa da fare è il brodo. Casseruola, mettiamo un filo d'olio, aspettiamo che si scaldi. Nel frattempo la base del nostro brodo è pancetta, quindi la tagliamo finemente. Lo inseriamo in casseruola. Facciamo rosolare a fiamma abbastanza vivace. Nel frattempo pulisco la cipolla. Tagliamo finemente. Andiamo a tostare per bene, a renderla quasi croccante la pancetta prima di inserire la cipolla. Ci siamo, inseriamo la cipolla. La facciamo appassire delicatamente. Gli aggiungiamo, per farsi di far uscire tutta l'acqua della cipolla, una punta di sale affumicato. Amalgamiamo bene il tutto, alziamo bene il fuoco e andiamo a coprire con acqua. Portiamo a bollore e la facciamo cuocere almeno per 30-40 minuti. Nel frattempo andiamo a mettere in ammollo i funghi secchi, dopodiché andremo ad aggiungerli al brodo una volta filtrato. Ora prepariamo le verdure che andranno in accompagnamento. Broccoletti, ci ricaviamo le cimette. Nel frattempo prendiamo una padella in ferro e aggiungiamo una punta d'olio appena, aspettiamo che si scaldi e andiamo a inserire i broccoletti. Li andiamo ad arrostire per bene, ma in modo che comunque mantengano sia il colore che la parte croccante della verdura, che è una cosa importante. E man mano iniziano a essere pronti, li togliamo. Ora abbassiamo la temperatura della padella e andiamo a cuocere il cipollotto. La parte verde la teniamo per ultimare il piatto, quindi andiamo a utilizzare soltanto questa parte qui più bianca. Li tagliamo. Aggiungiamo ancora un po' d'olio nella stessa pentola in ferro e andiamo a far saltare giusto qualche minuto il cipollotto. Giusto una punta di sale, anche in questo caso affumicato. Togliamo. Ora il cipollotto è pronto. I broccoli sono pronti, gli aggiungiamo soltanto una punta d'olio. Abbiamo due verdure cotte che sono preparate. Ora manca una parte cruda e un'altra cotta che andiamo a mettere nel brodo. Quindi per la parte cruda prendiamo il daikon, quindi lo puliamo. Poi con un pelapatate dentellato andiamo a formare degli spaghetti. A questo punto non ci rimane che cuocere la carne, quindi andiamo ad aggiungere un filo d'olio in padella. Una volta che risultano belli dorati, li togliamo dalla pentola. Il brodo è pronto, quindi prendiamo un'altra pentola, un colino, iniziamo a filtrarlo. Questo lo tiriamo via. Ora riportiamo a bollore il brodo. Nel frattempo dobbiamo ancora cuocere i funghi, quindi prendiamo i funghi, con un coltello andiamo a togliere la parte più coriacea, che è questa interna. Andiamo a inserire i funghi all'interno del brodo. In un'altra pentola, ovviamente, cosa manca? Soltanto la pasta. Andiamo a cuocerli per circa 8-9 minuti. Mancano un paio di minuti di cottura della pasta, riprendiamo la carne e vado a cuocerla nuovamente per qualche minuto nel brodo. Spengo il fuoco e la lascio riposare all'interno. Prendo degli spinaci e lascio anche loro all'interno del brodo. Vado a scolare la pasta, quindi un colino. Ci tagliamo come ultima cosa la parte verde del cipollotto che abbiamo mantenuto. A questo punto cosa ci rimane da fare? Soltanto da impiattare. Iniziamo come prima cosa ad aggiungere i noodle. Aggiungiamo i funghi, spinaci, ovviamente la carne, e andiamo ad aggiungere mano a mano le altre verdure, quindi i broccoletti, il daikon, cipollotto,
la parte verde del cipollotto. E ora, ovviamente, per ogni rame, anche se rispetti, brodo. E in ultimo, uovo sodo. Il piatto è pronto, viaggiamo stando a casa e divertiamoci in cucina. Io vi aspetto, alla prossima, come sempre, buon appetito!